Ciao a tutti, io sono Edoardo Cecere e io sono Paolo Bompieri. Nel video di oggi andremo ad analizzare uno dei colpi più importanti del tennis moderno. Andiamo ad analizzare il servizio. Il servizio è uno dei colpi che ti permette di creare vantaggio all'interno dello scambio. Esatto, in particolare andiamo a soffermarci su 3-4 aspetti fondamentali del servizio, quindi andiamo a focalizzare sulle gambe, poi andremo ad analizzare l'impugnatura, il lancio e infine l'impatto del servizio. Bene, andiamo ora ad analizzare l'impugnatura sulla nostra prima palla di servizi. Come potete vedere nell'immagine a sinistra abbiamo disegnato dei numerini sul tappo per aiutarci a capire meglio dove va posizionata la L tra il nostro pollice e l'indice. Infatti, come potete vedere nella seconda figura, abbiamo la nostra L sulla prima faccia del manico e quindi abbiamo un'impugnatura continental, che secondo noi è l'impugnatura ideale per una prima palla di servizio. Il secondo aspetto che andremo ad analizzare oggi sono la posizione dei piedi del servizio. Vi faremo vedere due tecniche diverse. La prima, la cosiddetta footback, ovvero dove i piedi non si uniscono. Mentre Paolo, tu come servi? Io servo unendo i piedi, quindi con una foot up. Quindi adesso andiamo a guardare due video in slow motion. Prima guardiamo il servizio di Edo e cerchiamo di analizzare cosa fa, come si posiziona con i piedi e con il tronco, cercando di capire quali sono gli aspetti fondamentali per un servizio efficace ed aggressivo. Stessa cosa faremo con il servizio di Paolo. Esatto. Ok, la prima posizione che andremo ad analizzare è quella di partenza e vedremo la posizione dei piedi e delle spalle. Come potete vedere, i miei piedi non sono sullo stesso piano. La linea rossa inclinata indica che il piede destro, nel mio caso, è leggermente più indietro rispetto al sinistro. Il piede destro, nel mio caso, è parallelo alla linea di fondo, mentre il piede sinistro guarda leggermente verso il campo. Questa posizione dei piedi, inoltre, vi aiuta ad avere una buona stabilità e un buon equilibrio prima del servizio. Per quanto riguarda la parte alta del corpo, invece, le spalle sono già ruotate. Questo vi permette di generare maggiore forza e velocità. La seconda fase che andremo ad analizzare è quella del caricamento. Come potete vedere, i piedi adesso sono sempre separati perché io batto con un servizio footback. Il caricamento è molto importante perché vi aiuta a generare maggiore forza e velocità. Le spalle in questo preciso momento sono leggermente inclinate perché il braccio sinistro ha appena finito di lanciare la palla e il braccio destro sta per andare a colpire. Avere un buon caricamento delle gambe vi aiuterà a colpire la pallina più in alto e quindi ad alzare il vostro punto di impatto. Le spalle, in questo preciso momento in cui sto impattando la palla, che purtroppo non si vede per problemi tecnici, stanno guardando verso il campo. In questo momento, quindi, la torsione del tronco è già avvenuta. Qui potete vedere la fase finale del servizio. È molto importante cadere dentro il campo. Il piede sinistro, in questo caso, come potete vedere nella foto, è abbastanza dentro il campo, mentre il piede destro calcia dietro. È importante che questo non calci lateralmente, ma che cade esattamente dietro di voi. Al momento dell'atterraggio la racchetta cade in basso a sinistra, nel mio caso. Thank you.
questa immagine, nella posizione di partenza del servizio abbiamo un trasferimento del corpo sul piede posteriore, quindi sul piede destro, come è cerchiato nell'immagine, e le spalle sono già girate, per permettere poi di aumentare la velocità di palla con la torsione del torso. In questa seconda immagine possiamo assistere al momento del caricamento, in cui, come vediamo nella freccia gialla, il peso del corpo è su entrambi i piedi e le gambe sono piegate per poi esplodere al momento dell'impatto, e abbiamo le spalle che non sono più sulla stessa altezza ma sono su un piano differente. Molto importante anche, come potete vedere, il lancio della pallina molto alto per avere tempo di andare giù con le gambe, caricare e poi andare a prendere la pallina il più alto possibile. In questa immagine vediamo l'impatto sulla pallina che avviene dove c'è il puntino rosso, il cerchio rosso, avviene dentro il campo, che è molto importante per avere più un angolo migliore sopra la rete, e con la freccia gialla è evidenziato il fatto che è importante alzarsi da terra per alzare il punto di impatto, anche se potrei saltare un po' di più. Come abbiamo detto precedentemente col servizio di Edoardo, è importante che l'atterraggio dopo il servizio venga sulla gamba sinistra dentro il campo, la gamba destra calcia in alto e la chiusura del colpo avviene in basso a sinistra. Un semplice esercizio che potete fare per migliorare il vostro lancio di palla è semplicemente lanciare la palla, non colpire la pallina e cercare di riprenderla nello stesso punto in cui l'avete lanciata. Forse è meglio che ve lo faccio vedere. Beh, adesso Edoardo ce lo fa vedere, dove si lancia la pallina bene, se la riprende con la mano. Vai, fammi vedere. Buono. Il lancio di palla è sempre bello alto e un pelo in avanti, perché vogliamo che poi possa mettere subito i piedi dentro il campo dopo la prima palla di servizio. Vai, adesso me la colpisci. Vediamo se l'esercizio ha funzionato. Boom. Perfetto, bravo Edo. Grazie maestro. In questo slow motion si può vedere come nella parte di impatto della pallina avviene la pronazione del polso, che permette di entrare piatti sulla pallina, esatto, in questo momento, e poi il polso viene spezzato. L'immagine è chiaro il momento in cui si spezza il polso del servizio appena dopo l'impatto, per agevolare una chiusura della palla. Bene, per oggi è tutto sulla lezione sul servizio, grazie per averci seguito fin qua, speriamo che vi sia stato utile e che vi servirà in campo. E vuoi aggiungere qualcosa, Edo? Sì, mi raccomando, ricordatevi di mettere mi piace al video e iscrivetevi al canale. Perfetto, ciao, alla prossima ragazzi!